Ringrazio prima di tutto Angie Piemonte per la grande collaborazione dell'Università di Torino, per la sua disponibilità per questo primo incontro. Per noi è un onore essere stati selezionati per questo progetto così ambizioso, la cittadinanza globale, ed essere uno dei pochi comuni in provincia di Cuneo. Siamo contenti che il primo incontro sia stato un grande successo, con la partecipazione di una quarantina di persone appartenenti a più di 15 associazioni che in qualche modo agiscono sul nostro territorio e hanno voluto partecipare a questo incontro molto sentito in una location che nasce proprio dalla cittadinanza globale e dalla partecipazione attiva dei giovani nel territorio. Quindi grazie ancora per l'opportunità e siamo onorati di poter far parte di questo ambizioso progetto. Siamo molto contente come psicologhe di comunità di essere qui perché quando si possono far emergere dai territori le cose che già si fanno e si può ragionare su come farle meglio, noi stiamo adempiendo a uno dei compiti della nostra disciplina. Peraltro qui a Rifreddo le persone mi sono sembrate molto calorose, molto appassionate, si stanno raccontando quello che fanno in termini di educazione alla cittadinanza globale con molto fervore, con molta passione, con molta competenza e quindi mi sembra che appunto tutto stia funzionando al meglio. Il nostro compito è quello di capire che cosa già c'è e che cosa ci potrebbe essere in termini di progettazione immaginata insieme ed è questo che facciamo nel nostro primo giro di seminario. Sono molto contenta perché l'affluenza è molta, più di quella che ci aspettavamo, e anche molto varia. Ci sono molti giovani rispetto a quelli che mi aspettavo. Per ora hanno molta voglia di lavorare, e per cui vediamo, speriamo che si riesca a concludere bene e di lasciare un buon messaggio che li faccia diventare più cittadini, più attivi. Devo dire che è incredibile la partecipazione, c'è un numero di persone che per la mia esperienza, ecco, è difficile da raggiungere in questi contesti, specie all'inizio, al debutto di un percorso, e quindi wow, non può che essere incoraggiante.